Buongiorno a tutti. Io abito a Roma, come molti sanno, cioè purtroppo abito a Roma in questo momento, e tra gli altri elementi che mi legano qui a conversare, a conversare anche a questo progetto, è che io abito in una zona in cui 2000 anni fa c'era migrante di Nerva. È un caso. Io ho fatto la spesa al supermercato, si chiama Migrante. Quindi poi mi trasferirò qui, tutto sommato, qualche cosa me l'ha fatto pure appresso da Roma. Primo, quando vengo qui io sento già di appartenere alla comunità. La comunità è da costruire, ma in realtà una piccola comunità c'è. Ed è una comunità qui, diciamo, di specialisti di un dominio librario, culturale, archivistico e quant'altro, che ha qualche bella idea di far diventare questo qualcosa che va oltre la piccola comunità. E quindi ho pensato di approfittare di questi minuti di riflessione interna a questo gruppo, prima di, come diceva l'assessore della cultura, uscire da qua e poi dire anche sugli archivi, fuori dagli archivi, per fare qualche riflessione che secondo me sta sotto e sottesa, diciamo così, alle attività che vogliamo fare. Dobbiamo dire cosa vogliamo fare, però bisogna anche un po' prima mettere i valenti, diciamo, del ragionamento. Quindi per tenere idea anche se prendo qualche minuto in più. Non parto dai benedettini come qualcuno ha fatto, ma un po' più da vicino, e in particolare, diciamo così, da Napoleone Bonaparte. Che piaccia o non piaccia, la nostra modernità comincia da Napoleone Bonaparte, la rivoluzione francese e il modo in cui si è sviluppata. E per quel progetto, diciamo, di rivoluzione statale, amministrativa, borghese e anche sociale, dentro quel progetto ci fu una vicenda archivistica titanica. Una vicenda archivistica titanica, forse poco nota, e cioè l'idea, dopo il 1809, nel massimo sviluppo, diciamo così, della potenza anche militare napoleonica, di confiscare gli archivi degli stati che venivano conquistati e di concentrarli a Parigi. Un'idea che si realizzò in gran parte. Perché? E poi questo che c'entra con noi? Insomma, secondo me c'entra, nel senso che dentro quel progetto, diciamo così, modernizzatore, declinato in una sua versione autoritaria imperialistica, di dominio esplicito, di civilizzazione, come dicevano i francesi, c'era l'idea che la sottrazione delle memorie ai territori in cui erano state formate, create, aveva due obiettivi. Uno, oggettivamente, è quello di impoverire il tessuto culturale locale, di sottrarre anche la possibilità di accedere ai precedenti, e l'altro quello di statuire una capitale del mondo e un archivio del mondo che avesse un dominio culturale esplicito, nella logica che chi possiede gli archivi governa il potere. Il rapporto fra archivi e potere è un rapporto antico quanto l'uomo, da quando, diciamo, nelle società umane si è creata una casta di dominio sacerdotale, poi politica, e che quindi, diciamo, questo è un rapporto che si declina ogni volta che ci sono conquiste. L'archivio della città di Messina sta a Simancas in Spagna, perché gli spagnoli depredarono la città di Messina, colpevole di aver resistito un po' troppo, diciamo così, no? Quindi oggi in Sicilia c'è tutto un progetto di restituzione, e vabbè, i tempi sono semplicemente cambiati. Quindi archivi e potere, gli archivi hanno quindi una dimensione simbolica enorme. Traducendo, diciamo così, il progetto napoleonico, noi diremmo che chi possiede l'informazione governa la narrazione. Non l'avrebbe mai detto così, diciamo così, da buona parte, però di fatto, tradotto dalle parti nostre, è una cosa del genere. Anche perché dentro quel progetto tutto c'era tranne che la libertà di ricerca. Noi oggi, se pensiamo agli archivi, li pensiamo nella logica della diffusione del sapere, e la possibilità di indagare documentazione un po' particolare, diciamo che cosa, in uno spirito di libertà della ricerca, che è una delle libertà di espressione,
anche la libertà di ricerca non è una cosa scontata nemmeno nelle nostre società democratiche, come la libertà di espressione oggi vive un periodo, diciamo così, un attimino critico, anche la libertà di ricerca rischia di esserlo. Perché? Perché i regimi autoritari o anche i regimi democratici che si declinano in una questione autoritaria tendono ad avere un controllo sulle fonti e sulla disponibilità libera delle fonti. Questo lo può fare usando dei tecnici conniventi o addirittura imponendo, diciamo così, lì dove c'è bisogno di imporre. Che facciamo? Noi ne facciamo esattamente il contrario di quello che ha fatto Napoleone, no? Cioè noi questi archivi li concentriamo non per sottrarli all'uso, ma per metterli a disposizione. C'è una bella differenza. Questa è una funzione civile, un'attività culturale che ha molti aspetti. Parlo comunque dentro una realtà che si chiama Community Library e quindi mi pongo il problema di cosa significa promozione della lettura in archivio, diciamo, nel mio specifico. Archivi e biblioteche vengono normalmente messi insieme, spesso come indica, diciamo, se archivi e biblioteche, biblioteche e archivi, no? Sono ovviamente entrambi granai, un bel po' diversi e fondamentalmente diversi proprio come modo di formazione. Le biblioteche sono, diciamo, degli accumuli di opere dell'ingegno individuale, fondamentalmente, mentre invece gli archivi, più che altro, sono opere di un impegno collettivo, cioè di quelli che questi archivi li hanno prodotti, no? A parte i giochi di parole, insomma, la differenza è anche abbastanza sostanziale. Questo è vero addirittura negli archivi di persona, perché che magari non sono un'impresa collettiva, ma sono comunque, diciamo, testimonianze di crocevie di storie collettive spesso. Questa differenza radicale nella modalità in cui si producono gli archivi porta anche a una diversa strumentazione, alla strumentazione diversa necessaria per l'accesso agli archivi. E qui veniamo un po' alle cose nostre. Quando parlo di strumentazione parlo di due tipi di strumentazione: una strumentazione culturale e una strumentazione tecnica. La strumentazione culturale è il background con cui tu arrivi a impattare con i documenti d'archivio. La strumentazione tecnica è quella che gli specialisti ti mettono a disposizione per mediare il rapporto fra te e la documentazione. E quindi leggere è quello che diceva Marco, cioè capire, no? Intelligere, cioè leggere dentro, tra, e la nostra intelligenza viene da questo. Ma addirittura sono molto belli, diciamo, tutti i derivati del verbo latino leggere. Per esempio, dirigere viene sempre da leggere e significa scegliere, e cioè capire tra le cose quale, no? Nella vulgata latina del Vangelo, per esempio, il verbo amare viene espresso la parola diligere, non amare, dilexit. Questo significa che leggere gli archivi è molto complicato, non è un'attività banale, non è un'attività semplice, non viene da sola, non basta saper leggere nel senso, diciamo, dell'alfabetizzazione per poter capire. E quindi probabilmente, diciamo, negli archivi la capacità di, diciamo, la necessità di una mediazione specialistica per l'accesso, diciamo, pieno alla documentazione è ancora più necessaria, anche perché, qui vale anche per i libri, se non si trasmette una dimensione di piacere nell'accesso alle carte, c'è poco da fare. Cioè, se resta freddo, gelido il rapporto con le carte, se non si ricostruiscono i contesti anche emozionali che stanno dietro le carte, si capisce poco. Il piacere dell'archivio era il titolo di un bel libretto di Arlette Farge del 91, che se qualcuno non conosce, invito a leggere, a proposito di lettura, in cui si ragionava anche su un elemento che deve far parte, diciamo così, degli obiettivi di civicness della Community Library, e cioè quello di districarsi nell'eccesso di informazione, che è uno dei malanni attuali. L'eccesso di informazione, gli archivi lo conoscono per default, cioè un archivio è per default
un accumulo eccessivo di informazioni. E l'eccesso di informazioni è esattamente quello che ha creato lo specialismo dell'accesso, cioè che i ricercatori, gli studiosi per mestiere sanno districarsi nell'eccesso di informazioni. Quando l'eccesso di informazioni passa da un luogo, diciamo, deputato, va bene, al luogo indistinto della piazza sociale, noi entriamo nel cortocircuito. E quindi probabilmente l'educazione alla comprensione di granai specialistici come quelli degli archivi è anche uno strumento per comunicare la capacità di districarsi nell'eccesso di informazione sociale. Non so se lo dico confusamente, però spero si capisca. E quindi, diciamo, uno degli obiettivi nostri è quello di aiutare a emanciparci da questo blob indistinto delle ricerche. Per esempio, una delle attività didattiche che si dovrebbero fare nei nostri archivi, e che stanno anche un po' nell'elenco delle cose che abbiamo prodotto, è quello di insegnare ai ragazzi a creare dei falsi, a creare esplicitamente dei falsi d'archivio, ovviamente con un obiettivo, cioè quello di capire il falso e capire il ruolo sociale del falso, cioè una specie di bullizzazione, diciamo così, dei documenti d'archivio a scopo sociale, con una specie di omeopatia, diciamo così, della bullizzazione dei documenti d'archivio. Adesso, come ho detto, è una follia, no? Però tra l'altro, se uno non si lancia in cose un po' coraggiose che fuoriescono da un uso, perché poi i ricercatori e gli studiosi in archivio continueranno ad andarci sempre, ci sono sempre andati, è il mestiere loro, non è che cambia, si arricchisce perché, diciamo, gli strumenti web creano delle metafonti digitali che comunque non moltiplicano, esaltano all'ennesima potenza. Ve lo posso testimoniare, diciamo, anche come archivista concreto, va bene. Al tempo, cioè senza il web, senza l'accesso web, un web che va, diciamo, insegnato a essere usato bene, ed è un'altra cosa che si farà qui negli archivi, gli strumenti archivistici che si creano, gli inventari, cose qua, sarebbero poverissimi. Cioè, se noi volessimo, diciamo, pensarci di 40 anni fa, dovevamo raggiungere lo stesso livello di qualità di alcuni strumenti che oggi si producono, senza gli strumenti digitali, ci avremmo messo, non so, 10 anni invece che uno, no? È una cosa portentosa. E quindi, qui veniamo alla strumentazione tecnica, cioè al secondo tipo di strumentazione, quella che ci compete. Da che mondo è mondo gli archivisti, so, creano inventario, una parola che significa una cosa fatta apposta per trovare. Vabbè, inventario significa fatta apposta per trovare. In latino, gli inglesi lo chiamano finding aid, è uguale, sono strumenti per trovare. Per trovare qualche cosa dentro uno scatolone bisogna che quella cosa ci stia, no? O perlomeno, se io mi aspetto di trovarla, la devo cercare con qualche probabilità di successo. Questo è anche un problema di risorse, e quindi il ruolo delle istituzioni pubbliche, della regione, non è fondamentale, è centrale. Cioè, è una cosa senza la quale questo non si fa. Perché? È ovvio che chi governa il territorio, conosce la produzione anche archivistica, sa probabilmente dove andare a cercare nuovi archivi, quelli che c'è già, no, li descrive, guarda. Ma è il livello di granularità della descrizione. Ieri parlavamo con Mattia, con Simone, diciamo, di la difficoltà di saper cercare anche cose che ci stanno, oppure di una descrizione che è fatta a un livello troppo generico che dice tu sei più un conservatore che un valorizzatore. E questo è un aspetto tradizionale dell'attività archivistica che pure qui si dovrà continuare a fare. Perché? Perché nel web cosiddetto di dati, che è quello attuale, vince chi mette, non, oltre a più dati di qualità. Perché quelli servono a chi già li saprebbe cercare comunque per accedere, ma soprattutto accendono tanti fari, tanti spie luminose che servono a farti a dire ci sono. Cioè, gente che ti intercetta perché tu hai acceso queste lampadine, no? dentro al buio, e che magari non ti cercava per quel motivo lì, ma che ti apprende intercettando una di queste spie luminose. Alla fine, tutto questo
Perché lo facciamo? E cioè, che cosa ci facciamo con quello che abbiamo? Per chi lo facciamo? Che idea ci abbiamo di utente? Da una ventina d'anni negli archivi italiani è arrivato un pubblico nuovo, e cioè quei ricercatori di studiosi, diciamo, li mettiamo da parte, ma non perché abbiamo deciso di trascurarli, ma perché, ripeto, hanno una buona vita autonoma, cioè fanno parte di una comunità che ha i suoi statuti, le sue deontologie e scende giù tranquilla. A noi interessano i nuovi soggetti, e i nuovi soggetti si intercettano anche con i nuovi linguaggi. Quando dico nuovi linguaggi non significa buttare a mare tutto il rigore che la tradizione storico-archivistica italiana, io parlo degli archivi perché mi interessa di quello, diciamo così, viene giù dal metodo storico, positivo e quant'altro, e l'ermeneutica, la fenomenologia e tutte le cose che sappiamo. Tutto questo vale. Il problema è usare e riusare questi strumenti per pubblici diversi. E qui, diciamo, bisogna passare dagli inventari all'invenzione, nel senso che inventare, non oltre a fare gli inventari, le idee non mancano. Non la faccio, diciamo, tanto lunga, perché? Perché questo pubblico nuovo porta lui anche il linguaggio a te. E cioè, intanto è un pubblico che spesso non intercetti fisicamente, perché non viene con le sue gambette in archivio, resta nella contea del Wisconsin, e oltre ad accedere all'archivio della comunità della contea, magari interroga o capita sull'archivio, sul sito archivistico della Fondazione di Magno e fa le ricerche. Il sito archivistico è in italiano, è tutto in italiano la descrizione, cioè dobbiamo porre un problema di tesauri multilinguistici, almeno per un accesso indicizzato. Adesso non è questa la sede per parlare delle cose troppo tecniche, però diciamo, sappiate che le sappiamo, insomma, no? E che quindi parliamo all'interno di una comunità che ha i suoi specialismi e che c'ha qualche idea abbastanza chiara di dove vogliamo arrivare. L'eccesso di questo è un uso troppo sfrontato dei documenti d'archivio. Allora qui gli archivisti ci stanno apposta per fare il mestiere loro, cioè gli archivisti ci stanno per far rimanere attaccati ai documenti, ai fondi d'archivio, ai loro contesti, i contesti storici, di produzione, per la comprensione, diciamo, del documento. Il documento non è un pezzo di carta che adesso lo tiro fuori dalla cartelletta, lo do a Filippo e tra 10 anni lui se lo rilegge lo capisce esattamente come se invece l'avesse trovato qua dentro. Non è proprio così, non è un cimelio il documento d'archivio, è una tessera di un puzzle. E quello che noi dobbiamo garantire è che l'accesso sia al puzzle, non solamente al singolo documento. Ovvio che noi non abbiamo solo un ruolo di valorizzazione di archivi che già abbiamo, e più ne abbiamo e meglio è. Qui la politica di acquisizione della Fondazione di Magno è virtuosissima e io penso che siamo solo all'inizio, ma gli archivi li produciamo anche. Quello che ha detto Marco era una tipica produzione comunitaria di un archivio di comunità, esplicito, esperienza che può essere ripetuta, ma ci sono anche delle vie intermedie. Se ne parlava ieri sera, per esempio, qui adesso non so se è possibile, diciamo, vederlo sul sito, ma non fa niente, poi ci andate sul sito archivistico. La Fondazione di Magno, per esempio, possiede alcune fotografie che documentano vita sociale di questo paese negli anni 60-70. In queste fotografie. Per una questa foto, voglio affermare ora il regno delle donne. Sono queste qua, diciamo. E in particolare c'è una fotografia scattata in piazza in questa occasione qui, siamo nel luglio del 67, lì si vede la 127, che vabbè, cioè, è una storia che è raccontata in un pezzo del sito, e poi andate a vedere, ma questa fotografia potrebbe essere utilizzata un po' nello spirito che diceva Marco, perché gente di Conversano si riconosca o riconosca i suoi genitori o quant'altro. Ma oltre al fatto che ognuno potrebbe dire quello sono io, la creazione della rete delle informazioni avviene attraverso il commento all'immagine e il commento ai commenti. La Fondazione Darwin, per esempio, ha fatto una cosa simile chiedendo a tutti gli operai dipendenti della Darwin vicino a Bergamo, una fabbrica che ha anche, diciamo, un welfare aziendale storico all'inizio del Novecento, di creare un archivio condiviso. E poi
con l'aiuto ovviamente di tecnologie che esistono, ad esempio Studio Azzurro a Milano e fa, insomma, delle lunghe pareti interattive in cui queste fotografie vengono proiettate, in cui ognuno può, diciamo, commentare come se mettesse un post-it, bene, aggiungendo una storia che dà contesto a quel volto, alle persone che gli stavano intorno, che non è forse un caso che stavano intorno a quelle persone, creando una massa informativa che si emancipa alla fine quasi dal documento originale, che diventa a sua volta un archivio. Quindi io terrei, diciamo, tutti i binari, no, giocare su più tavoli, no, o percorrere più strade, è quello che si chiama il crowdsourcing, cioè condividere le fonti, bene, ma con un senso, non come un accumulazione è pure va governata, oltre che, diciamo, l'accesso. Infine, oltre a percorsi didattici, tra l'altro credo che si possano fare pure con le carte che abbiamo qui, cose fin dalle elementari e poi a salire fino a quelli che decidono di utilizzare gli archivi come strumenti professionali, diciamo, di studio, università e quant'altro. Vi rubo solo ancora 2 minuti per 2 cose. Primo, gli archivi devono uscire dalla stanza dell'archivio, cioè i documenti devono uscire, ma non devono uscire nel senso, sì, puoi fare una mostra. No, bisogna che la comunità esterna, oltre a sapere che dentro a quella stanza lì ci sono gli archivi, li veda. Gli archivi non sono le statue o i quadri, quelli sono dei beni culturali espliciti, non li devi svelare. Invece gli archivi hanno un velo sopra, che oltre ad essere un velo fisico del contenitore che li nasconde, è anche un velo culturale, perché è difficile appunto accedere. E quindi nella nostra società bidirezionale non è, diciamo, lo specialista che deve stare lì seduto al tavolo ad aspettare che arrivi l'utente che si fa la domanda storiografica e magari sa che lì c'è un documento che gli interessa, ma sei anche tu che devi andare a portarli, e io li porterei fisicamente, va bene, con tutte le opportune, diciamo, cautele, bene, perché intorno a documenti si raccontano storie e questi documenti che abbiamo sono storie del territorio. Siccome noi non siamo Napoleone e gli archivi li lasciamo dove sono stati prodotti, perché il legame storico, quello che chiamiamo il contesto, anche emozionale, si deve conservare, questa attività, che per me è un'attività culturale, ma soprattutto civile, è una delle cose che io intesterei alla comunità di Napoli. Infine, come diceva forse anche Stefania, gli archivi, come le biblioteche, devono diventare dei luoghi di socialità. Cioè, oltre al fatto che tu li porti, quello spazio lì deve diventare un luogo di socialità, e che non è un luogo di socialità solo, diciamo, di sala studio. Quello è giusto che sia così, è stato pure progettato spazi bellissimi, no? Ma devono essere luoghi in cui la lettura non sia individuale, per esempio, in cui sia una lettura di discussione, ovviamente all'inizio governata da qualcuno che ti prende per mano e ti porta dentro questo mondo che si chiama archivi, e poi me li sogno aperti di sera, e cioè quando la gente ha finito di fare anche le altre cose. A Venezia la Torino Stampale è aperta fino a mezzanotte, perché quello ha detto: io mi regalo il mio palazzo, la mia biblioteca nel 700, ma la città deve tenere aperta tutti i giorni, mattina, sera, sabato e domenica, fino alle ore 24, ed è pieno. Grazie. Bravo, grazie.